Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale. Oggi vedremo insieme la 36esima lezione del mio corso base di pianoforte. Sarà un tutorial sulla celebre melodia catalana di compositore anonimo, ovvero la colonna sonora del film Giochi Proibiti. Allora, in questo pezzo troverai una parte scritta con un bemolle in chiave, un'altra parte scritta con due diesis in chiave e infine la mano sinistra sarà in chiave di basso. Adesso vedremo tutte le particolarità tecniche di questo brano. Allora, come puoi vedere, fino a circa metà brano, quindi le prime 16 battute, il pezzo ha un bemolle in chiave, precisamente il Si. Vedi che il simbolo del bemolle si trova proprio sul terzo rigo del pentagramma, ovvero sul Si. Questo significa che tutti i Si che troverai saranno bemolli. Successivamente, a battuta 17, c'è un cambio dell'armatura di chiave e abbiamo due diesis, precisamente il Fa e il Do. Da battuta 17, il Si che precedentemente era bemolle tornerà naturale e tutti i Fa e i Do saranno diesis. Ti ricordo che si chiama armatura di chiave l'insieme dei diesis e dei bemolli che compare vicino alla chiave di violino oppure alla chiave di basso. Allora, alla luce di quanto ti ho detto, il pezzo diventerà così. Vedi? Tutti i Si sono bemolli dall'inizio fino a battuta 16. Da battuta 17 in avanti, tutti i Si torneranno ad essere naturali, mentre tutti i Fa e tutti i Do saranno diesis. Ora vediamo un simbolo nuovo che compare a battuta 20 e anche a battuta 26. Si chiama be quadro. Questo è il simbolo del be quadro. Esso serve per annullare l'alterazione della nota, quindi il bemolle o il diesis, e la riporta in modo naturale. A battuta 20, il be quadro alla sinistra del do indica che il do va eseguito naturale, ovvero senza alterazioni. Il do subito dopo il be quadro, ovvero il terzo della battuta, torna ad essere diesis e viene indicato esplicitamente. Praticamente il be quadro, questo simbolino qui, annulla l'alterazione della nota. Quando lo incontri vicino a una nota, significa che quella nota lì devi farla naturale, ovvero senza diesis oppure senza bemolli. In realtà il be quadro doveva essere indicato anche in chiave, all'inizio della battuta 17, subito prima dei due diesis, per indicare l'annullamento del bemolle sul Si. Noi in questo momento assumiamo che ci sia implicitamente e non lo indichiamo. Ora abbiamo tutti gli elementi per suonare il pezzo. Iniziamo con i riquadri verdi. Vediamo il primo. Hai un Re con il primo dito, poi un Fa col secondo dito, quindi allarghi leggermente la mano così. Poi hai un La col terzo dito, quindi allarghi la mano così. E poi alla fine hai un Re alto con il quinto dito, quindi allargherai la mano così. Una volta che sei arrivato al Re alto, riposizioni la mano così, in maniera naturale. Torni praticamente a allineare tutte le dita. Prima non lo fai perché hai tutte le note di fila e devi continuamente allargare la mano. Quando arrivi qua, devi riallineare completamente la mano a tutti i tasti bianchi vicini. Andiamo al secondo riquadro verde. Qui abbiamo un allargamento al contrario, ovvero da destra verso sinistra. Abbiamo un Sol che va suonato con il terzo dito, poi dobbiamo suonare un Mi con il secondo dito, quindi ci allarghiamo in questo modo. Una volta che hai suonato il Mi, riallinei completamente la mano a tutti i tasti bianchi vicini, in questo modo: pollice, indice che suona, ha già suonato in realtà, medio, anulare e mignolo. Questa è la posizione corretta per terminare il pezzo. I riquadri arancioni invece indicano i relativi passaggi dell'indice e del medio sopra il pollice. Vediamo il primo. Abbiamo il Sol col primo dito e poi abbiamo un Fa con il terzo dito. Allora, suoni il Sol con il primo dito, fai perno sul Sol e con il medio scavalchi il pollice.
e suoni il Fa. Subito dopo ti allinei nella nuova posizione. Rifacciamo. Sol, Fa e riallinei. Mi raccomando, non devi mai irrigidire la mano e soprattutto devi tenere rilassate tutte le dita, soprattutto quelle inutilizzate, in modo particolare il mignolo, perché tende a irrigidirsi. E mi raccomando, evita ogni spostamento del polso, quindi no così, così no, così no. Devi solo farlo a livello della mano. E mi raccomando, allinea sempre la mano quando arrivi a suonare il medio. Il passaggio del medio sopra il pollice avviene solo muovendo la mano, senza movimenti del gomito, che deve rimanere fermo. La stessa cosa vale anche per il passaggio dell'indice sul pollice, che troviamo nel secondo riquadro arancione. Questo particolare l'abbiamo già visto nella lezione numero 28 sulla primavera di Vivaldi. Re. E poi con l'indice scavalchiamo Re, andiamo a finire al Do diesis e riallineiamo subito la mano. In questo caso il pollice lo porto da destra a sinistra. Mi raccomando, è molto importante non rimanere in questa posizione qua. Portalo subito così. Questo perché devi evitare di tenere la mano contratta, in questo modo riesci a rilassarla. Vedi, io ho tutte le dita della mano rilassate. Se invece tenessi la mano in questo modo, avrei tutto questo muscolo in tensione. Invece in questo modo riesco a rilassare completamente la mano. Infine, abbiamo ancora una particolarità tecnica che si chiama salto, che troviamo nel riquadro rosso. Il salto è uno spostamento molto ampio della mano sulla tastiera. Semplicemente il salto ce l'hai quando devi prendere due note molto lontane. Qui l'allargamento è troppo grande per poter essere fatto solo con le dita, pertanto devi spostare dolcemente la mano verso destra, dalla vecchia alla nuova posizione, con un dolce movimento del polso e mantenendo la mano durante lo spostamento morbida e allineata, ovvero senza allargamenti delle dita. Allora, devi suonare il Do diesis, poi ti sposti dolcemente verso la nuova posizione. Do diesis con l'indice e poi il Si con il medio. Vedi, mano sempre morbida. Il polso si mantiene elastico e morbido. E così via. Ora andiamo alla mano sinistra. Come vedi, le note sono scritte in chiave di basso. All'inizio ti consiglio di scriverle a matita sulla partitura, così per te sarà più facile suonarle correttamente. E poi, poco alla volta, a suon di esercizi, le memorizzerai visivamente. Le note che devi suonare sono un re basso, questo qua, il sol basso, questo qua, e il la basso, questo qua. Buono studio, ricorda sempre di studiare prima la mano destra e poi la mano sinistra, e infine mettili insieme. Adesso vediamo il tutorial dettagliato dell'esercizio. Incominciamo con la mano destra. Mignolo sul La, mano allineata in questo modo e iniziamo.
Mano sinistra. Mani unite. Quando poi ti sentirai sicuro sulle note e sulle dita, allora potrai farlo più veloce. Vedi che quando lo suono a mani unite faccio la destra leggermente più forte e la sinistra un pochettino più piano, questo per dare più risalto al canto, ovvero alla mano destra. Non faccio così. Ma faccio così. Senti che c'è risalto nella mano destra. La mano sinistra è leggera. Qui passiamo con i diesis e un pezzo si apre, quindi qua diamo un pochino più di sonorità. Grazie per l'ascolto, la lezione numero 36 è terminata. Come sempre, se il video ti è piaciuto, se l'hai trovato interessante, se lo reputi utile per lo studio del pianoforte, puoi ovviamente condividerlo, diffonderlo, pubblicizzarlo tra tutti i tuoi contatti e i tuoi amici. Ovviamente non dimenticarti il like. Grazie mille e arrivederci poi alla prossima lezione che sarà la numero 37.